Bentornati nella nostra Tempo Capsula. Oggi riporteremo alla luce l'origine e l'evoluzione nel tempo di Gengar e Alakazam. Due Pokémon sicuramente apprezzati dai più, ma la cui caratterizzazione è rimasta intaccata dal passare degli anni. Ed è allora, con il primo video di questo 2020 e con questi nuovi mezzi che hanno aumentato la qualità del canale e che spero stiate notando, che vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Tempo Capsula. Il primo Pokémon di oggi a viaggiare nel tempo è Alakazam, direttamente dalla prima generazione. E come ovvio che sia, è proprio quest'ultima a darci quello che ad oggi è l'immaginario che possediamo di questo Pokémon. Stiamo parlando di quella che è a tutti gli effetti una creatura intelligentissima, con un quoziente intellettivo pari a 5000. Tenete presente, per dare un valore relativo a questo numero, che il quoziente intellettivo di un genio oscilla tra i 140 e i 180 punti. Questo però ci interessa relativamente, perché il dettaglio è davvero importante. È che l'intelligenza di questo Pokémon è dovuta alla sua capacità di memorizzazione. Pokémon rosso e blu la paragonano a quella di un super computer, mentre Pokémon giallo si spinge addirittura ad affermare che questo Pokémon ricordi ogni cosa che impara, specificando che sia proprio in ciò che risiede il genio di questo Pokémon. La prima generazione, al di là di questi elementi, a dire il vero non inserisce passi significativi che mutino il concept di Alakazam, ma ironicamente è in un'opera parallela a quelle di Game Freak che verrà introdotto un concetto che rivedremo in seconda generazione. In Pokémon Stadium, infatti, si fa per la prima volta riferimento alle capacità intellettive di Alakazam applicate sul campo di battaglia, che gli permettono di riuscire a identificare all'istante ogni debolezza del nemico. Al di là di ciò, però, la cosa più interessante è che, pur utilizzando in battaglia tecniche psichiche, come ad esempio un extrasenso o una telecinesi, le pratiche di questo tipo non sono coinvolte in quella che è l'analisi delle debolezze del nemico. A dircelo però, non è la prima generazione ma la seconda, che oltre ad aggiungere una minuzia di lore secondo cui Alakazam, chiudendo gli occhi, aumenterebbe all'estremo i suoi poteri psichici, ci dice che la sua vera abilità è quella di essere in grado di calcolare ogni mossa dell'avversario. Pensateci, perché noi ci stiamo trovando in questo momento di fronte a un Pokémon psico che si comporta in maniera atipica rispetto a come noi siamo abituati a pensare al tipo psico, e lo fa ironicamente, dato che Alakazam è il progenitore dei Pokémon di tipo psico. Ad oggi per noi un Pokémon di tipo psico è una creatura la cui forza risiede nella capacità di leggere la mente, nella capacità di prevedere le mosse come se stesse letteralmente scrutando dentro i nostri pensieri. Ora, non è che Alakazam non possieda queste tecniche, tanto che può imparare mosse come divinazione e telecinesi, ma queste ultime per l'appunto sono solo le mosse. E lo sappiamo, le mosse possono fallire, le mosse possono risultare inefficaci. Ed è proprio nel decidere in quali situazioni utilizzare determinati suoi poteri che risiede la vera forza di Alakazam. Non tanto nella lettura nella mente dell'avversario, quanto piuttosto nel calcolo matematico di cosa quest'ultimo potrebbe effettivamente fare. Con davanti a sé avversario X, le cellule cerebrali di Alakazam richiameranno a sé ogni dato disponibile nella memoria del Pokémon sull'avversario X, e da ciò il Pokémon psico determinerà quali mosse convenga o meno fare. La cosa è interessante perché forse mette in evidenza un lato del tipo psico che forse nel tempo è andato a perdersi. Alakazam è paragonabile a un supercomputer, che è una macchina creata per emulare, ma meglio, il comportamento del cervello umano. E la forza del Pokémon risiede proprio nel suo cervello, non nella sua capacità divinatoria, ma piuttosto in quella intellettiva. E allora fateci un attimo caso. Tutti i Pokémon di prima generazione che possiedono il puro tipo psico richiamano degli esseri umani. Hypno è un ipnotizzatore, come lo furono tra gli altri Freud e Charcot, che sono forse tra le menti più brillanti della psicopatologia di 8-900. Mr. Mime è un mimo, Alakazam è ispirato a Uri Geller, un illusionista vero in carne ed ossa che tra le altre cose denunciò anche Nintendo per furto d'identità. Mewtwo addirittura è creato dagli esseri umani e, volendo seguire il manga, possiede all'interno del proprio DNA delle stringhe appartenenti a Blaine, che è umano. E in ultimo, come forse saprete, le debolezze del tipo psico sono da anni ricondotte alle tre paure principali dell'essere umano: gli insetti e in senso lato la natura e gli animali, il buio e dunque la malvagità, e in ultimo gli spettri, ossia la morte. E vorrei aggiungere che forse
fosse, allora non è un caso che in prima generazione il tipo forte per eccellenza non fosse il tipo drago, ma il tipo psico. Ormai lo sappiamo, i Pokémon non vennero originariamente pensati come creature intelligenti quali sono attualmente, ma piuttosto come delle mutazioni di animali soggiogate all'essere umano. E allora, se l'uomo è superiore al Pokémon, il tipo psico, che è una sorta di combinazione tra le due cose, doveva collocarsi esattamente nel mezzo, risultando di conseguenza sulla carta più forte di tutti gli altri tipi. Ah, dimenticavo, prima vi ho parlato di cellule cerebrali. E ho utilizzato questo specifico termine non casualmente, perché Pokémon Argento sostiene che il moltiplicarsi della memoria di Alakazam e il suo continuo avere spazio all'interno della sua memoria è dovuto al moltiplicarsi proprio di queste cellule cerebrali. Ciò ci interesserebbe poco se non fosse che la terza generazione sfrutta questa descrizione per aggiungere al Pokémon alcuni dettagli interessanti circa il suo comportamento. Il cervello di Alakazam, infatti, arriva a crescere a tal punto da costringere il Pokémon stesso a sostenere il peso della propria testa con i propri poteri psichici. Letteralmente, la testa di Alakazam rimane sospesa da sola perché il collo non può più reggerla. E questo elemento di lore si acuisce ancora in Pokémon Smeraldo, dove addirittura tutti i movimenti del Pokémon vengono ricondotti a una mobilitazione psichica, mentre i muscoli vengono etichettati come troppo deboli perfino per muoversi. E ciò spiega da un lato la necessità di Alakazam di sostenere il proprio cranio con i poteri psichici che proprio da quel cranio provengono, e dall'altro lato, anche se ovvia, la sua predilezione per gli attacchi psichici. Ora, in realtà, la terza generazione direbbe un'altra cosa importantissima. Il problema è che cozza completamente con un'altra affermazione ben più plausibile che viene fatta in quarta. In Pokémon Zaffiro, infatti, si sostiene che Alakazam, grazie ai suoi poteri psichici, sia in grado di ricordare tutto ciò che è avvenuto nel mondo. Ma già Pokémon Diamante corregge il tiro, asserendo che il Pokémon è in grado di ricordare solo ciò che ha vissuto a partire dalla sua nascita. Ora, capirete benissimo che le due affermazioni hanno delle implicazioni totalmente diverse tra di loro. Prendendo per vera la prima, ciò significherebbe che Alakazam sia in grado di conoscere anche ciò che c'è stato prima dell'esistenza del Pokémon stesso, il che sarebbe un controsenso se non stessimo parlando, almeno in linea teorica, di un Pokémon con poteri extrasensoriali. Nel secondo caso, invece, il potere del Pokémon sarebbe ridimensionato alla sola capacità di ricordare ciò che ha vissuto sulla sua pelle. Analizzando l'evoluzione del concept di Alakazam, direi che almeno per ora possiamo scartare la descrizione di Zaffiro, che potremmo etichettare come uno scivolone, e prendere invece per buona quella di Pokémon Diamante. E questo perché Soul Silver, sempre in quarta generazione, quindi a pochissima distanza, ribadisce il concetto fondamentale espresso in Pokémon Diamante. Alakazam ricorda ciò che gli accade, e dunque ciò che gli accade a partire dalla sua vita, non prima, se no non potrebbe accadergli. In realtà questa descrizione di Zaffiro però resta curiosa, e ci ritorneremo tra non molto. Da qui in poi, fino alla sua mega evoluzione, di Alakazam si dicono cose piuttosto marginali. Pokémon Platino sostiene che il Pokémon abbia creato i cucchiai che tiene in mano grazie ai suoi poteri psichici. Pokémon Sole ci informa che i poteri psichici di questo Pokémon sono talmente forti da far venire il mal di testa. Pokémon Luna specifica che le cellule cerebrali di Alakazam, che abbiamo visto in seconda generazione moltiplicarsi, si moltiplicano fino al termine della sua vita. E infine, in Pokémon Ultrasole e Ultraluna ci viene detto che i cucchiai di Alakazam sono esemplari, unici al mondo, e che un cibo, se mangiato con questi, acquisirà un sapore particolarmente gradevole. Come credo sia ovvio, questi elementi sono abbastanza futili. Pokémon LGPE, però, torna a fare delle affermazioni un po' più in tono con quelle che abbiamo visto precedentemente, andando a demolire per la terza volta la descrizione di Zaffiro, sostenendo che Alakazam non dimentica mai ciò che impara. Eppure, ironicamente, questa descrizione, che viene demolita un'altra volta in Pokémon Let's Go, torna in una certa misura a fare capolino con la mega evoluzione. In questa forma, secondo Pokémon Sole, Alakazam convertirebbe l'intera sua energia, ivi compresa quella muscolare, in pura energia psichica, che, collegandoci alla descrizione di Pokémon Luna, ne risveglia un potenziale latente. Ora Alakazam è in grado di sapere tutto dell'avversario dalla nascita alla morte. Assumendo che l'avversario di Alakazam sia ovviamente vivo, ciò vuol dire che il Pokémon non è più semplicemente in grado di ricordare ciò che ha vissuto e di calcolare in battaglia sulla base delle proprie esperienze, ma è in grado, arrivati a questo punto, di prevedere anche il futuro. I Pokémon Ultrasole e Ultraluna ribadiscono ciò con forza. Nel primo, Alakazam è in grado di scoprire i segreti dei propri avversari mediante l'organo rosso spuntatogli in fronte, il quale ricalca in maniera piuttosto evidente il mitico terzo occhio, in grado di dare una visione divina delle cose. Alakazam non conosce le armi segrete dei nemici per semplice esperienza, assolutamente no, arrivati a questo punto no. E infatti, secondo Pokémon Ultraluna, Alakazam in questa forma è in grado di conoscere ogni cosa. Non solo ciò che gli accade, come sostenuto in Pokémon Platino, ma anche
ciò che gli accadrà. Serve a poco, ma è affascinante la chiosa di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che ribadisce ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, questo concetto. Alakazam prevede il futuro e quando in combattimento evita una mossa non lo fa più come in seconda generazione perché è in grado di calcolare ciò che il nemico farà, ma lo fa perché quelle mosse le prevede divinamente. In conclusione, abbiamo tratteggiato il concept di un Pokémon che per molti anni è stato vicino all'essere umano, un Pokémon cognitivo in grado di imparare dalle proprie esperienze e di fare del ricordo la propria forza, e che però con la mega evoluzione ha avuto accesso a una visione diversa delle cose. Il terzo occhio permette a questa creatura di vedere al di là della realtà, di vedere il futuro. Tutto ciò a discapito del suo corpo però, che si fa sempre più debole, sempre più psichico e sempre meno umano. E chissà che questo cambiamento non sia dovuto in una certa misura al cambiamento del tipo di Alakazam, ossia del tipo psico, che nasce proprio con Alakazam per essere vicino agli esseri umani, ma che inevitabilmente nel corso degli anni prende da questo stereotipo le distanze. Chi invece in un certo senso all'essere umano si è avvicinato è il secondo Pokémon che quest'oggi viaggerà nel tempo, ossia Gengar. Se fino ad ora avete creduto che le prime generazioni mettessero paura e che siano state ammorbidite nel corso del tempo, beh, avete ragione. Pensate, questa affermazione è talmente ovvia che quest'oggi mi sono sentito in dovere di portare sul piatto della bilancia quella che è a tutti gli effetti un'eccezione. Già in prima generazione, a dire il vero, la figura di Gengar è caratterizzata da dei tratti particolarmente inquietanti. Pokémon Rosso e Blu affermano che questo Pokémon si nasconda nelle ombre dei passanti per deriderne il terrore, mentre in Pokémon Giallo, oltre a collegare la presenza di Gengar al freddo, riesumando un cliché horror riguardo ai fantasmi, fa riferimento alle maledizioni che questo Pokémon lancerebbe sulle proprie vittime. Peraltro, nella descrizione inglese del Pokémon, le vittime non sono nemmeno citate perché si fa riferimento alla nostra persona. Traducendo letteralmente dall'inglese, Gengar potrebbe lanciare una maledizione contro di te. Queste due descrizioni, unite a quella di Stadium, che afferma come questo Pokémon attacchi i viandanti persisi tra le montagne, non fanno altro però che aprire la strada a dettagli sempre più macabri. In seconda generazione, Gengar smette di simulare le ombre delle proprie vittime per il puro gusto di deriderne la paura. Il suo obiettivo, al contrario, come testimonia Pokémon Argento, è quello di sottrarre loro la vita, attendendo, nascosto nel posto in cui nessuno controllerebbe, ossia la propria ombra, il momento giusto per attaccare. Il come Gengar agisca a tal proposito potrebbe esserci spiegato da Pokémon Cristallo. La descrizione del Pokédex presente in questo gioco afferma che Gengar, celandosi nell'ombra della propria vittima, tende ad assorbirne gradualmente il calore, esattamente come, riprendendo Pokémon Oro, assorbe calore direttamente dall'ambiente. Ora, assorbire calore progressivamente a un corpo umano significa portarlo potenzialmente a uno stato di ipotermia e dunque causandone il decesso. E siccome non ci viene mai spiegato come effettivamente Gengar uccida le proprie vittime, potremmo prendere questa speculazione come veritiera. Da qui in poi, fino all'avvento della settima generazione, le descrizioni di Gengar non fanno altro che sviluppare il tema dell'ombra, del freddo e delle maledizioni, con picchi più o meno cruenti, senza che però vi sia un'effettiva evoluzione del concept. Forse però è interessante notare almeno due cose. Intanto, un tentativo di ammorbidire la descrizione di Pokémon Argento in Pokémon Soul Silver, presente solo nelle versioni italiane, dove alla parola vita viene sostituita la parola energia, tentando in questo modo di far intendere più un indebolimento della vittima di Gengar piuttosto che un suo assassinio a tutti gli effetti. La seconda cosa è un dettaglio almeno in apparenza abbastanza futile, e a dir la verità, giunti a questo punto lo è, ma tornerà in settima generazione. In Pokémon Perla, infatti, Gengar si celerà negli angoli bui delle stanze, attendendo lì e non più nell'ombra della propria vittima il momento giusto per agire. Un riferimento all'infestazione degli spettri, che peraltro ci riporta, a proposito di quarta generazione, all'antico Chateau, all'interno del quale Gengar era catturabile se inserita una console per GBA nell'apposito scomparto, realizzato però solo per Nintendo DS e Nintendo DSi. Ma come già detto, questo è nulla. All'inizio di questa seconda parte del video vi avevo detto che il concept di Gengar in settima generazione avrebbe toccato dei picchi di profondità che non erano presenti in prima generazione. E allora eccoci qui, alle porte della settima generazione, forse la generazione più bambinesca che ci sia mai stata nel mondo Pokémon, a leggerci questa cosa. Dovessi sentirti colto da un brivido improvviso, è la prova che Gengar si sta avvicinando. Non c'è via di fuga.
arrenditi. Vi ho letto una traduzione più letterale della versione inglese perché quella italiana è un po' più ammorbidita, soprattutto nella forma dello scritto. In un Pokédex come quello di Alola, dove le code degli Slowpoke, una volta tagliate dagli esseri umani per rivenderci sopra, sono diventate dei piatti tipici della regione, una descrizione di questo tipo è di un crudo senza precedenti ed è solo il preludio. Preparatevi, perché se fino ad adesso abbiamo parlato di ammorbidimento e di smorzatura di determinate descrizioni, ho paura che con Pokémon Sole e Pokémon Luna dovremo iniziare a utilizzare il termine censura. La descrizione italiana di Gengar in Pokémon Luna è la seguente. Si dice che piombi sugli esseri umani per impossessarsi del loro spirito affinché gli faccia compagnia. Ora ascoltate invece una traduzione letterale dall'inglese. A quanto pare desidera un compagno di viaggio. Siccome un tempo fu anch'egli umano, tenta di crearne uno sottraendo le vite di altri umani. Gengar un tempo era un essere umano. Un essere umano morto, dato che tenta incessantemente di creare altri Gengar uccidendo esseri umani. Controllando una serie di altre traduzioni, dal tedesco al francese fino al cinese, questa tematica viene più o meno sempre fuori, seppur a volte magari ammorbidita o resa un po' più retorica. Solo le versioni italiane e spagnole applicano nei confronti di questa affermazione una vera e propria censura, che purtroppo ci ha fatto perdere in questi anni un aspetto profondissimo della psicologia di Gengar. Il fatto che per tutti questi anni abbia sottratto ingiustificatamente le vite degli esseri umani adesso è spiegato. Gengar è morto, ma se allora è morto, un tempo doveva essere vivo. Aveva forse degli amici, una famiglia, dei figli. Ma chi mai farebbe amicizia con uno spettro, se non un altro spettro? Le azioni di Gengar in questo modo acquisiscono un tono decisamente più drammatico, il cui movente è senza ombra di dubbio la solitudine del morente. Per il resto, la settima generazione aggiunge un dettaglio abbastanza frivolo sulla fantomatica leggenda secondo cui Gengar farebbe visita ai bambini maleducati e richiama ancora una volta il tema già presente in Pokémon Perla dell'infestazione delle case. E anche in questo caso lo fa con un tono molto più crudo e diretto, andandoci a ricordare che nemmeno casa nostra è un posto sicuro. L'ottava generazione, infine, di Gengar dice poco o nulla, ma è interessante notare quello che invece viene detto della mega evoluzione della Gigamax. La prima, oltre a rassicurarci sul nostro rapporto con Gengar, sostenendo che quest'ultimo sia in grado di intrattenere un rapporto normale solo con coloro che considera delle prede, che scagli perfino maledizioni contro il proprio allenatore, che voglia impossessarsi dello spirito di ogni cosa, ci viene descritta con delle parole molto particolari. Pokémon Luna ci dice che il potere della mega evoluzione l'ha risvegliato. Come è accaduto con Alakazam, e questa è una riflessione che potrebbe essere utile anche per delle teorie Pokémon, la mega evoluzione, più che creare qualcosa di naturale nei Pokémon, sembra scaturire in loro un potenziale latente che il Pokémon non riesce a esprimere nella sua forma normale. Nel caso specifico, Gengar diventa in grado di accedere ad una dimensione parallela dalla quale il Pokémon attenderà il momento giusto per attaccare. Cosa sia effettivamente questa dimensione è un argomento che voglio trattare in un video a parte che uscirà a breve. Ma accennandovi qualcosa riguardo alla Gigamax, immagino sarete in grado di fare 2 più 2. Secondo Pokémon Spada, infatti, la bocca di questo Pokémon non condurrebbe all'interno del suo corpo, che peraltro essendo un Pokémon dynamaxizzato non esiste tecnicamente, ma condurrebbe direttamente all'aldilà. E a conferma di ciò, Pokémon Scudo sostiene che dalla bocca di questo Pokémon provengano le voci dei defunti. Come abbiamo già detto in un recentissimo video, la sua vicinanza al personaggio Onion, in grado di comunicare proprio con i morti, pare a questo punto non essere casuale. Ma dell'aldilà parleremo meglio in futuro, e lo faremo in vecchio stile, tenendo fede al nome di questo canale. Bene ragazzi, io spero che questo episodio di Tempo Capsula vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.